gli dissi lasciala perdere. Gli giurai su quel che avevo di più sacro. Una mattina, mentre stavo cucendo davanti alla finestra aperta, lei arrivò in tromba e mi investì. Lasciatelo perdere, urlò, è mio. In fotografia ci guadagnava, perché vedendolo allora per la prima volta da capo a piedi e in carne ed ossa, capì che lui potesse preferire me. Non era molto che stavamo insieme quando lei sentì puzza di bruciato. Lascia perdere quella svergognata, mi disse, o mi taglio la gola. Pardon, quant'è vero che Dio mi vede. Sapevo che di prove non ne poteva avere. Risposi dunque che non avevo idea di cosa stesse parlando. Di chi state parlando, dissi, continuando a cucire come se niente fosse. Di qualcuno che sarebbe vostro. Ma lascia perdere chi? L'avete impestato, urlò lei, puzza di cagna. Lo feci pedinare per mesi da un uomo di fiducia, ma mai l'ombra di una prova. E devo ammettere che lui aveva per me le stesse attenzioni di sempre. Questo e il suo orrore dei rapporti platonici mi facevano temere a volte di accusarlo a torto. Di che cosa ti lamenti, dissi? T'ho forse trascurata. Come potremmo stare insieme come stiamo se ci fosse una donna nella mia vita? Beh, amandola come l'amavo, voglio dire con tutto il cuore, non potevo che compiangerla. Temendo che passasse a via di fatto, suonai per farla riaccompagnare da Battista. Le sue ultime parole, come lui potrebbe testimoniare se vive ancora e non ha dimenticato, andando e venendo sulla terra a riaccompagnare gente dentro e fuori, lasciavano intendere che mi avrebbe fatto la pelle. Confesso di esserne stata un po' scossa sul momento. Lei non restò persuasa. Avrei dovuto aspettarmelo. Quella ti ha impestato, diceva sempre, puzzi di puttana. Questo non c'era modo di rispondere. La presi dunque tra le mie braccia e le giurai che non avrei potuto vivere senza di lei. Lo pensavo del resto. Sì, ne ero convinto. E lei non mi respinse. Giudicate dunque del mio sbigottimento quando una bella mattina me lo vidi arrivare con le orecchie basse, mettersi in ginocchio davanti a me e passare alle confessioni. Lei mi mise alle costole un agente privato, ma io gli dissi due paroline. Fu contentissimo del supplemento. Perché non la pianti? Dicevo, quando lui cominciava a gemere sulla vita che lei gli faceva. Tanto tra voi è finita, giusto? O c'è ancora qualcosa? Il mio primo movimento, lo confesso, fu di meraviglia. C'è maschio! Ancora qualcosa tra di noi, diceva. Ma per cosa mi hai preso? Per una macchina da dosare? E con lui, certo, nessun pericolo d'amore spirituale. E allora perché non la pianti? Certe volte mi domandavo se non restasse con lei per via dei suoi soldi. Lei non restò persuasa. Avrei dovuto aspettarmelo. E poi ci fu la spiegazione tra le due. Che non si permetta più di piombare in casa mia, a minacciare di darmi la morte. Io dovetti avere l'aria incredula. Domanda a Battista, disse lei, se non mi credi. Ma è a se stessa che lei minaccia di darla, dissi io. Non a te, disse lei. No, dissi io. A se stessa. Divertente imbroglio, abbiamo proprio riso. Dire che non sono delusa, no, lo sono. Contavo su qualche cosa di meglio, di più riposante. Oh, tu ti stancherai di starmi addosso. Spegnersi, sì, affondare nel buio. La pace arriva, pensai, dopo tutto infine avevo ragione, dopo tutto Dio sia lodato. Quando cominciò ad abbassarsi la prima volta, di meno sconvolto, di meno sconvolgente, ma preferisco sempre questo a l'altra cosa, decisamente. Ci sono anche dei momenti sopportabili, pensai. Quando tu ti spegni, e anche io mi spengo, un giorno tu ti stancherai e ti spegnerai per sempre. Chiarore infernale. La pace. Sì, certo, una specie di pace, tutta quella pena come se mai stata. Mi lascerai perdere e te ne andrai come un caso disperato. D'altra parte, lasciami perdere, lasciami in pace. Arriverà, deve arrivare, non può durare questo stato. D'altra parte le cose potrebbero peggiorare, perché esiste questo pericolo. Naturalmente adesso lo so. Sarebbe forse che non dico la verità? Sarebbe questo? Che da un giorno bene o male dirò la verità e finalmente non ci sarà più la luce e la verità arriverà per sempre. Ti arrabbierai e mi fonderai il cervello fino all'incandescenza, non è vero? Adesso lo so. Tutto quello non era che commedia. E tutto questo? Quando sarà che tutto questo? Sarebbe questo. Non è vero. Tutto questo. Quando sarà che tutto questo non sarà stato altro che commedia?